Salve ragazzi, oggi vediamo come si fa l'effetto glitch. Ok, eccoci qua, DaVinci Resolve è già aperto, dunque iniziamo subito. Prendiamo dalla Effect Library sotto Effect una Adjust Clip e la posizioniamo sopra alla nostra timeline. Oddio, ho zoomato un po' troppo. Ok, dimensioniamola come vogliamo. Ok, questa sarà la durata della nostra animazione. Quindi, ad esempio, per dire, potremmo eventualmente fare un tasto testo, Change Clip Duration e impostare, non so, direttamente un minuto. Come ci preferiamo, come preferiamo. Ok, quindi tasto destro, Open in Fusion Page. Eccoci qui. Ora, per effettuare l'effetto di glitch, il metodo più semplice per me è utilizzare Direction Blur. In pratica, Shift Spazio, Direction Blur, aggiungi. Ok, come si fa in pratica? Ora, ad esempio, andiamo nella sezione Process, Setting, scusate, togliamo il verde. Andiamo dentro la customizzazione e diamogli un po', aumentiamo un pochino la LEN. Come vedete, già abbiamo l'effetto. Ok, riportiamolo a 0, andiamo al frame 0 e impostiamo il keyframe sulla LEN. Praticamente, diciamo, l'animazione si basa appunto su questa metodologia, cioè andare di frame in frame e impostare in pratica un LEN diverso. Okay. Magari che non lo so, lo facciamo al primo frame, dopodiché ci posizioniamo sul frame successivo e facciamo la stessa operazione. Magari il LEN lo possiamo mettere negativo o positivo, dipende da quello che vogliamo fare, da quello che vogliamo ottenere. Ma comunque adesso lo vediamo insieme. Diciamo, tutto si basa su questo. Ecco fatto, adesso che abbiamo impostato sulla timeline i nostri keyframe, scusate, possiamo aprire lo spline, ok? Selezioniamo il directional e diamo un attimino, eccolo qua. Allora, chiudiamo l'inspector che adesso non ci serve. Tutto sta praticamente nel andare a variare i nostri keyframe che abbiamo impostato, ad esempio. Andiamo a zoomare un po' di più perché altrimenti non lo vediamo bene. Ok. Ad esempio, che cosa possiamo fare? Possiamo prendere questo valore e lo mettiamo in negativo, quest'altro lo portiamo in positivo, quest'altro anche in positivo. Poi andiamo avanti, questo lo mettiamo in negativo, questo in positivo e così per tutti i keyframe che abbiamo impostato. Ovviamente tutto dipende da quanti ne abbiamo fatti. Ad esempio, eventualmente qua l'abbiamo zompato, lo creiamo al volo. Ovviamente più la clip è lunga, più keyframe dobbiamo impostare. Ok, ecco fatto. Premiamo play. Ok, come vedete abbiamo il nostro effetto glitch. Molto semplice da effettuare e di effetto, diciamo così. E anche per questa volta è tutto, linea allo studio. Ciao ciao. Ovviamente l'effetto glitch si può utilizzare anche per il testo, non è nessun problema.